a tutti ragazze e ragazzi, ciak si gira, ciak si gira, ciak si gira. Allora, nuovo video creativo mini haul acquisti. Oggi vi mostro degli acquisti che ho fatto da Tiger. Questa è la bustina molto pucciosa, i capelli sono simili a quelli che adesso ho io, però mi piacciono anche questi occhiettoni. Allora, ho acquistato da Tiger. Allora, vi mostro due cosettine, due cosettine. Ho preso solo due cosettine, ho preso i timbrini da Tiger, questi qui a cuoricino. Io non, no, non li faccio fuoriuscire dalla scatolina perché sennò mi impappino. Con quello a cuoricino, uno vuoto e uno pieno, col colore rosso e il colore nero. Sinceramente c'era anche quello con il colore blu, ma non l'ho trovato al Tiger vicino casa. E mi dispiace perché altri timbrini che ho preso da Tiger mi è uscito sempre rosso e nero. Poi ho preso i telai per lavorare le perline, quelle che si stirano, quelle circolari e quelle a stella. Quella circolare grande mi mancava perché avevo una piccola, quella delle fisula che si comprano all'IKEA, ma si sono distrutti i telai perché ho usato troppo il telaio. Allora, io poi ho realizzato per una commissione per una sposa questi bellissimi in infradito che vi mostro. Allora, le infradito le ho realizzati su commissione. La signora mi ha dato l'idea e io l'ho realizzata. Allora, questo è l'intreccio in macramè e strass. Poi ho realizzato questi fiori in cantacci e ci ho applicato questi strass argentati e il dorato centrale. Allora, il fiore ho preso l'idea da dei tutorial di, se non erro si chiama Nerella Gioielli, però io metterò il link nell'info box se volete vedere il tutorial da dove ho preso l'idea. Poi ho realizzato, per i ringraziamenti, a me piace molto, ma proprio molto, andare a recuperare le cose. E ho recuperato una vecchia busta di carta della Piazza Italia perché ho fatto degli acquisti e l'ho fatta diventare una bustina, quella per le lettere, molto carina e graziosa, scritta Recicleart, perché mi metterò nell'info box anche il mio profilo dove metto le cose creative che mi piace giustamente riutilizzare materiali. Ho anche fatto, come vi posso far vedere, la letterina di ringraziamento molto carina con due tipi di carta. Ci ho messo questa qua di un vecchio libro e ci ho messo la scritta grazie che ho fatto con ho fatto sì con altri timbrini che ho preso da Tiger, quelli dell'alfabeto e quelli della casa, e poi ho scritto la letterina dietro perché ci ho attaccato un foglio trasparente. Poi ci ho messo i miei bigliettini da visita, vabbè. Poi vi mostro, ho fatto anche delle cose creative. Ho fatto questi sono i ghiaccioli di Frozen, non so se si riescono a vedere. Sono questo qui che vi mostro, è tutto in celeste e blu scuro, celeste e blu scuro, e questo qua è celeste, blu scuro e queste gocce trasparenti. Allora, questi li monterò in se metti a fuoco, sì, li monterò in una catena. Tutorial, non so se ve li riuscirò a fare perché mi sono finito, ahimè, i materiali, li riacquisterò. E ho preso gli schema da una rivista di Bijou. Poi ho realizzato qui questa collanina con catenina, questa collanina a grappolo con il rosso molto molto semplice. Vi mostro molto meglio, ecco, con il rosso.
perché il rosso si sta portando tanto questa tipologia di rosso. Ho realizzato anche questi bellissimi orecchini, ecco, vi mostro. Questi sono due inserti in plastica, uno ovale e uno rosa trasparente, e sembrano quasi di vetro perché sono quasi sono tutti sfaccettati, non so se riesce a vedere. Eccoli, questi sono gli orecchini in questione. Poi ho realizzato questi due altri due orecchini, sempre con uno schema preso su un, vi faccio vedere meglio, uno schema preso sopra una rivista di Bijou, perché adesso sto incominciando a fare qualche cosina. Già mi piaceva, già mi facevo qualcosa per me, però sto sperimentando anche una linea per donna. Poi ho fatto questi che li andrò a regalare, molto carini e particolari. Già l'ho messi nella bustina, e questi, non so se si riesce a vedere, sono due orecchini con monachella e semplici semplici con il ciondolo a ventilatore. Ecco qua, eccoli. Allora, ciao a tutti ragazzi e ragazze. Se prossimamente vi farò dei tutorial con le pisla, vi farò tutorial con le pisla. Avrei intenzione di fare con questo qui circolare, il gatto di Sailor Moon, quello lì bianco, perché c'è un sacco di pisla bianche, non so, vedremo un po'. Un saluto a tutti, un bacio, ciao, alla prossima!